Buon pomeriggio, come state? Come non state? Tutto ok? Tutto non ok? Allora, com'è che si dice? Chi non muore si rivede. Ho tanti, tanti, tanti aggiornamenti da farvi. In primis, vi devo dire che comunque non sono potuto ritornare su YouTube perché ho avuto abbastanza problemi. Anche perché comunque il mio computer portatile ormai non regge più comunque video della Canon, non regge più come memoria, non regge più. Un cazzo, ho detto sostanzialmente. Quindi una delle novità di questo, una delle novità che diciamo è apparsa nella mia vita è un computer nuovo, un computer fisso che ho preso per... Ho cominciato ad assemblare ad agosto 2019, ho terminato a gennaio 2020, quindi un mesetto e mezzo fa. Per chi mi conosce dagli albori veramente del 2014, sa che volevo un computer comunque per giocare, per magari fare anche qualche gameplay per The Sims, quindi adesso posso giocare a The Sims finalmente. Niente, questo è uno degli aggiornamenti, quindi non sono potuto tornare anche perché un po' mi mancava la voglia, un po' mi mancava veramente il tempo, perché sono stati dei mesi veramente di fuoco. Ho anche il cappello perché ho i capelli lerci e... Ho i capelli lerci, oltretutto li ho tagliati 3 settimane fa, sono già ricresciuti e mi sono spuntati di nuovo i ciuffi che fanno così come papagamba lunga. Niente, cosa è successo? Allora, quinta superiore. Questa quinta superiore si sta rivelando più difficile di quello che pensavo, almeno per quello che sono fatto io, perché è veramente molto pesante, per me dico sempre. Si sta rivelando molto pesante, diciamo che sto capendo poco delle lezioni, perché comunque ci sono dei professori che spiegano veramente troppo velocemente, oppure la professoressa di matematica che non si capisce una sega elettrica di quello che spiega, perché io già matematica non la capisco di mio, figuratevi ad ascoltare la professoressa che non spiega bene. Che dire, i voti dell'anno scorso me li sto scordando. Infatti l'anno scorso avevo sempre 8 o 9. Quest'anno sono sceso dagli 8 ai 9 ai 6 ai 7. 9 forse, 9, 9 li prendo solo in inglese, perché l'inglese è una materia che mi viene molto naturalmente. Quindi questi votoni li prendo solo in inglese. Infatti ho buttato giù, come si usa dire qua, spagnolo. Spagnolo ce l'avevo al 9 l'anno scorso, ora ce l'ho al 5. Ho dovuto fare l'interrogazione di recupero. Questa interrogazione di recupero segnatevela, perché mi ha veramente fatto impazzire, letteralmente. Mi ha veramente abbattuto tantissimo. Sì, ho preso 7, va bene, però è stata un'interrogazione molto sofferta, perché io dovete capire di me che per studiare ci metto veramente l'ira di Dio. Io non ho quel cervello che leggo una volta, ok, capisco, no, io devo starci frase dopo frase dopo frase, perché devo capire sempre tutto quello che devo, che sto studiando, oppure studio a pappagallo, che è sbagliato, però è il metodo più veloce per me per fare tutto. Veloce ma lento allo stesso tempo, perché ci impiego veramente tantissimo tempo. Ci sono stati anche dei giorni in cui sono stato veramente male con l'umore, perché ho dovuto pure assentarmi da scuola 2 giorni, perché altrimenti mi veniva un esaurimento nervoso. Per tanti fattori, per tanti problemi anche extrascolastici, ho dovuto assentarmi veramente 2 giorni, perché veramente altrimenti impazzivo, mi veniva un esaurimento nervoso. Tanto che una mia cara amica mi ha detto: si vede che sei veramente stressato, ti conviene startene a casa un paio di giorni. Infatti mi sono fatto settimana scorsa o 2 settimane fa, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Ieri, 21 febbraio, ho avuto la prima simulazione d'esame e tema. Ho scelto, non so se si può dire, ma penso di sì, ho scelto la traccia della tecnologia, quindi tipologia B2. La tecnologia, i suoi vantaggi, i suoi svantaggi, l'intelligenza artificiale, come la sua diffusione, se è positiva, se è negativa, gli assistenti vocali, quanto ci aiutano, quanto non ci aiutano. Io ho scelto questa traccia perché sembrava la più adatta comunque alle mie conoscenze, e altrimenti c'era la poesia di Montale, tipologia A, tipo sì, tipologia A, analizzare una poesia di Montale. Montale non l'abbiamo mai fatto qui che io sappia, quindi non ho potuto fare la tipologia di tipo A. La tipologia A, quindi la poesia. Tipologia C era un tema argomentativo da solo, senza la comprensione della tipologia B. E che dire di questa simulazione? Io praticamente ci ho messo 4 ore e mezza a fare il tema, perché comunque il tema partiva dalle 5 alle 10, 5 ore. Io ci ho messo 4 ore e mezza, sono uscito alle no tra le 9 e un quarto e le 9 e mezza dalla classe, senza mai fare una pausa. Uscito da scuola ho avuto una forte, forte emicrania.
Probabilmente per le 5 ore senza fare pausa, o comunque perché non avevo mangiato dal giorno prima, perché io non mangio a pranzo e a cena mangio il poco che c'è perché non ho mai voglia di mangiare. Niente, questa quinta superiore si sta veramente, come ho già detto, rivelando molto difficile per me, molto pesante. Pure la professoressa di spagnolo mi ha detto che ti sta succedendo, nel senso l'anno scorso prendevi 9, cioè io nell'ultima interrogazione di spagnolo l'anno scorso avevo preso 9, mi ero ammazzato a studiare e mi ha detto: cosa ti sta succedendo? Sei uno dei pochi che ha preso 9 l'anno scorso nell'interrogazione, adesso sei 5, a me mi dispiace averti dato 5. Cioè, ci sono un po' di problemi perché io comunque faccio molta fatica a studiare, io sono molto lento e per quanto riguarda le verifiche e interrogazioni sono tantissime, ragazzi, sono tantissime. Se vi dicono che la quinta superiore è solo tutto un anno di ripasso, non ci credete. Sono uscite le materie interne, no, il professore sì. Interne ed esterne. Allora, esterno, per quanto riguarda me, che io vado al socio sanitario, sono uscite inglese, psicologia e igiene. Sì, sono tre. Interne, diritto, italiano e matematica. Allora, psicologia mi va bene. Inglese mi va benissimo perché vado abbastanza bene in inglese. Igiene. No, tra l'altro di igiene io ho la simulazione, la seconda simulazione e ultima simulazione il 28, quindi venerdì prossimo. La simulazione consisterà nel, da quanto ci ha detto il professore, una parola e tu devi scrivere tutto quello che sai. Per esempio, epilessia, tu scrivi tutto quello che sai sull'epilessia. Cos'è, che disturbo è, gli interventi da fare, le leggi che sono collegate all'epilessia, come puoi aiutare la persona affetta da epilessia. Infatti devo prepararmi veramente bene perché voglio. Il tema non so com'è andato, il tema di italiano, la prima simulazione, perché dopo 2 ore ho cominciato a sbarellare. Ho cominciato a sbarellare e ho cominciato a scrivere le cose in maniera abbastanza sconnessa, infatti penso che sia un 5, forse un 6, tiratissimo. Per quanto riguarda le verifiche, sono abbastanza pieno perché ho la simulazione il 28. Il 26 ho il recupero di matematica sui limiti, le derivate, gli asintoti verticali, orizzontali, che sto imparando, tra virgolette, ma sono veramente sono tanti processi lunghi per me, quindi ci metterò veramente tantissimo tempo. Il 4 ho diritto, la verifica di diritto. Il 6 ho l'interrogazione in inglese sulla discriminazione, che è una cosa nuova. 3 minuti a testa, dobbiamo descrivere un evento di discriminazione che noi abbiamo potuto vedere e possiamo anche usare YouTube. Poi il 10 io ho la seconda interrogazione di spagnolo sull'adolescenza. Il 12 verifica di psicologia sull'operatore sociosanitario. Quindi io devo cercare di non impazzire di nuovo, devo cercare di andare bene, devo cercare di essere ammesso all'esame, devo cercare di prendere il diploma, perché prendere il diploma è veramente una cosa che voglio. Quindi la prima simulazione, come ho già detto, il 21, seconda il 28. Mi auguro che vadano bene, ma alla fine è tutta roba di studiare. Il problema è che io non ho la testa per studiare ultimamente. È da settembre che non ho la testa per studiare perché ho altri pensieri che non dovrei avere, però ce li ho. Diciamo che mi sono molto fatto condizionare da tante cose che sono successe, quindi io adesso sto cercando di trovare un equilibrio per sopravvivere a questo diploma perché sono un maturando disperato. E niente, il lunedì è il mio compleanno, sono 28, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31. Il 25 è il compleanno di mio padre, cercheremo di fare qualcosa, cercheremo di fare una festicciola e niente. Volevo chiedervi, visto che io ho il computer nuovo, che mi ha dato un sacco di problemi, tra l'altro, io non capisco. Se volete, io vi posso anche portare qualche gameplay, che sapete che era una delle mie grandi aspirazioni fare dei gameplay magari su The Sims, su qualche gioco, non lo so. Il problema è che non so se mi sto ancora preparando, io sto ancora scaricando i programmi, sto ancora settando la videocamera, il microfono. La videocamera purtroppo non è che funziona benissimo perché è vecchia, prende solo in 720p, me ne servirebbe una in 1080, credo. Potete dirmi se volete, se li carico sul mio canale oppure fare un canale a parte. E se avete domande sulla scuola serale, potete farmi delle domande come al solito e vedrò comunque di rispondere perché comunque sarei molto contento se mi faceste delle domande a cui io posso rispondere. E niente, io che cosa strana tornare dopo tutto sto tempo. Sono passati 3 mesi forse. Niente, io vi saluto qua perché questo è il mio primo video qui dopo tanto tempo, quindi sono abbastanza un po' a disagio.
Vi saluto e se avete qualsiasi domanda da farmi, fatemele. Ciao ragazzi.